Nazari. Alessandro Burbank. Il divertimento sexy, sarà sexy, man, alle stelle. Gireranno con gireranno serate con varie cose, modelle, giornate saranno. Perché noi batte, attendiamo l'estate sarà da Shazari. Alessandro Burbank. Serate con varie modelle, perché noi attendiamo l'estate. Bella raga! Buonasera. Sta per andare in onda una nuova puntata del Ratataplan Radio Show. A seguire, mettetevi comodi e preparatevi un barile di fazzoletti, perché le lacrime scorreranno a fiumi con il film Rivelazione del 2021. Due fratelli in viaggio. Un viaggio verso la speranza. Riusciranno a trovare un medico in grado di aiutarli? Fratellino mio, non temere. Ti porterò fino in fondo, dove i medici potranno curarti. Mi senti? Sì, ti sento, non serve gridare. Guarda piuttosto, guarda che bel tramonto. Lenisce tutte le fatiche di questo viaggio. Oh! Oh! Mi senti? Non mi senti? Oh! Ehi! Due fratelli. Oh! Un amore complicato. Oh! Un viaggio verso un medico salvatore. Oh! Ma il fratello riuscirà... Riuscirà a sopportare... Allora! Oh! Lo facciamo stare un po' in silenzio questo qui? Non si può lavorare così, cazzo! Sì, che ti sento, smettila di gridare. Ci stanno guardando tutti. Ho detto, guarda che bel tramonto, hai capito? Oh! Ma mi senti? Non mi senti? Ma sei proprio un coglione, sai? Guarda, ora basta, non ti sopporto più, me ne vado. Commuovetevi senza ritegno con Coda, fratello sordo. Che schifo. Okay. Buongiorno a voi, supermuscoli. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone. Frosinone culone! Frosinone culone! Ratataplan Radio Show! La vendetta radiofonica dell'uomo medio. Mercoledì e bentornati in una nuova puntata del Ratataplan Radio Show! Siete in forma, bravo, hai visto? La vendetta radiofonica dell'uomo medio era in onda per voi, per raccontarvi l'epoca d'oro del disagio e diffondere il messaggio di protesta. Questa volta è protesta, basta. Ah, sì? Di Papa Francesco. Che protesta? Cosa sì, contro le disparità sociali, certo, causate dal coronavirus. Eh beh, beh, cosa importante. Ha detto il Santo Padre? Sentiamo. Luli che spada pacca. Questo, questo è il Papa? Ma non mi sembra. Chi è Papa pure? Quando ti guardi, ma cosa si era fatto? Cioè, troppo Vincenzo. Ma il riverbero è San Pietro, immagino. Solo che non è facile per loro. Le austere volte. E anche per me. Ma da sai memoria, tra l'altro. Papa è un fedele, Sai tutta l'omelia. Sì. Vai sempre in chiesa. TV 2000. Raga, quando si parla di Papa Francesco, ti commuovi. Impazzisci. Ma non fatevi confondere o ingannare da quel magnifico accento argentino. Eh no, poi le parole in latino, perversavano in questo pezzo. Perché tra una barra e l'altra potrete distinguere, sì, infatti, sì, nettamente, cosa, gridato cosa, con forza il nostro cosa, inno. In un'epoca che ci pone il successo, fare schifo è un privilegio. Oh, e non credo che il Papa abbia detto comunque una frase del genere. Grazie, Bergoglio. Chi vi parla degli studi di Casa Pau è il vostro Pau, in compagnia di Jonathan Socine, che è Johnny Bonduel. E poi c'è l'Alice. E poi un minuto di raccoglimento. Ma perché sempre questa... Ma anche di più, secondo me, potremmo prenderci. Ogni volta. Allora, siamo un programma di denuncia sociale, sì, e dobbiamo parlare di un tema da troppo tempo troppo ignorato. Quale? L'avocado. 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 Sì. Cosa c'entra l'avocado? Perdonami. Allora, lo sapevate che il suo nome significa testicolo in azteco? No, però va bene, non ha importanza, cioè non è un tema sociale. Non ci credete? Sì. Beh, ci credereste se avesse fatto come noi, accarezzando i testicoli del nostro amico e collega
collega il Doc. Adoro effettivamente quando mi titillate lo scrotto. Ci faccio anche gli uramaki io a volte. Che bello, sei molto fantasioso, Jonathan Bonduè. Questo è proprio il momento buono per smetterla di toccacciare il vostro amico a casa, diciamo proprio voi a casa. Sì. Potreste usare le mani per fare qualcosa di utile, tipo accarezzare i miei. No, questa invidia pura, esatto. Proprio nera. Che somigliano più ai kiwi, credo. Sì. Va bene, oppure in alternativa... Le pesche pelose. In alternativa possiamo mettere un iscriviti su YouTube, un segui su Instagram, su Spotify, insomma, vero Doc? Eh sì, iscriveteci su facebook.com/ratataplanradio e seguiteci su tutti i social, ratataplanradio chiocciolina su Instagram e ratataplanradio su YouTube per tutti i nostri video. Seguiteci per non perdere nessuna breaking news che la redazione di Ratataplan spulcia fuori dal mondo. Per esempio, l'ultima, il capitano Francesco Schettino ci ricasca, molla tutto per andare a prendere il tè nel deserto con un'odalisca del Cairo incagliata alla Ever Given nel canale di Suez. La regione Lombardia continua a ritmo serrato la vaccinazione degli over 80, sta aspettando che tutta la popolazione lo diventi. Ma è un piano, bisogna essere lungimiranti anche. Chi va piano va sano e lontano. E questo è vero, ringraziamo la regione Lombardia per il suo progetto di geriatrificazione. Sì, pensavo di genocidio. Wow. L'ho detta giusta. Che parolone. Grazie, ho fatto un corso. La mia mamma... Di parole lunghe. Sì. Sì, sì. Sono arrivato secondo. In quelle scuole lì sì. La mia mamma vi vuole bene. Che bello. Ma amici e amiche di Ratataplan, attenzione, dobbiamo chiedervi scusa. Sì. Ci tocca un programma che fa del buon gusto e dello stile come il nostro. Quale? Ah, il nostro. Si è dimenticato di celebrare il 21 marzo, che è la giornata mondiale della poesia. Però. Mi sento una merda, scusatemi, veramente. Che è molto poetico, D'Annunzio, credo. Ho ridarguito la redazione. Ti stai flagellando proprio. Li ho ridarguiti proprio quelli della redazione. Cosa hai fatto? Come li hai ridarguiti? Non voglio parlare. Loro lo sanno. Ma come potremmo recuperare? Oggi è il 21 aprile, no? Esatto. Quindi, con solo un mese di ritardo, perché siamo fatti della stessa sostanza di cui è fatto il disagio, celebriamo la giornata Ratataplan della poesia. Che bello! E come lo facciamo, secondo voi? Non lo so. Trovando un lavoro? No. Ma no, figurati, ma sei pazzo. Niente, no. Forse Jonathan ci legge un po' di Petrarca. Esatto. Ma abbiamo degli ospiti! Abbiamo due ospiti! Che è sempre degli ospiti. Plurale, comunque. Plurale. Sì, però due fa più figo. Perché è più di uno. È ospite. Sono due, è un figurato, uno può toccarlo proprio. Quindi, come l'avvocato di Doc. Ma basta con i miei testicoli. All'angolo sinistro del divano di casa Pau, un cantante, arrangiatore, rapper, un cantautorapper, come si definisce lui. All'angolo destro del divano in pelle di casa Pau, un peso massimo della poesia, un performer, uno dei portabandiera della Poetry Slam italiana e organizzatore di eventi culturali in tutta Italia. Vabbè raga, ma che cazzo sto facendo le presentazioni? Oggi abbiamo con noi in studio Dacio Nazari e Alessandro Burbank. Benvenuti. Ciao. E per tutti i pignoloni all'ascolto, il rap è una forma di poesia, quindi non facciamo subito gli spigoloni. Cosa c'entra? Abbiamo degli spigoloni. Sì, ci sarà qualche spigolone all'ascolto. C'è sempre qualche spigolone. E quindi oggi, come per ogni rata intervista, non siamo stufi delle solite interviste in cui Montemagno ti dice: oh, ho letto questo libro, è bellissimo. Tu gli rispondi: no, guarda, non l'ho letto. E lui ti ignora e continua a parlare di questo libro. Fa così Montemagno. Sì, lo fa sempre. Ma allora cosa mi inviti a fare? Scusa, tu, il tuo ping pong, non lo voglio sapere del tuo ping pong. Allora mi intervisti. Questi sono dei tuoi rancori personali con Montemagno. Ma fammi delle domande, mi intervistato. Non avevi letto il libro di Montemagno. Scusa. Diamo quindi il via a una nuova molesta e non richiesta rata intervista. Che bello. 1265 nasce Dante Alighieri. 2016 Carmen Di Pietro recita L'infinito di Leopardi. 2020 un cinese mangia una zuppa di pipistrello e scatena la pandemia globale. Sì. 2021 Joeva canta a Sanremo. Voi non ci trovate un'inquietante coincidenza? Sì. la dote della sì. L'ermetismo. D'altronde quando uno. Passiamo a Dutch. Prima in senso lato la vita era una truffa ordita da uomini astuti, poi una trama condita da intrecci banali, infine un lungo percorso in salita. Quanta influenza ha avuto la vita di Fabrizio Corona nella tua carriera artistica? Oh, sono domande interessante. Soprattutto i suoi tatuaggi mi hanno influenzato molto.
Scherzi a parte, 2021, ora in senso lato la vita? È una bellissima domanda, me lo stavo chiedendo proprio ieri sera mentre scrivevo la prossima cosa e non lo so ancora. Ma credo non lo sappia nessuno a questo punto. Del 2021? Esatto. Ma fa schifo come il 2020 e come il 2022, non è che è difficile. 9 giugno 2019, Paola Grati dice di te, Burbank, che hai trovato nella poesia una valida alternativa al cibo dopo un anno e passa di pandemia. Quarantena in casa, lockdown. Tu e gli agnolotti avete fatto pace? E questa mattina, fatalità, sì, ma, sì, non so se lo sapevi, ma ho fatto colazione con un piatto di agnolotti. Perché ieri sera ero molto stanco, ho fatto una camminata e sono andato a letto senza mangiare. E quindi mi è rimasta la voglia. E quindi ho deciso, facciamo questa colazione un colazione po' pazza. Inglese, un po' inglese. Esatto, no? Esatto. Ma sai che è una coincidenza straordinaria che il 9 giugno del 2019 anche a me Paola Grati mi ha detto che hai trovato un'ottima alternativa nella politica. Sì, avevo, sì. Credo deve essere qualche ricorrenza. A me Paola Grati non mi ha mai detto niente. A me di voi Paola Grati mi ha detto che avete trovato in Ratata Plan un'ottima alternativa al cibo. Sì, questo è vero, ti assicuro. Abbiamo trovato l'alcol, che è una valida, sì, alternativa al cibo. Sì. Ero molto grasso da piccolo. Di cui va ghiotto Paola Grati. Una volta, adesso ho smesso di bere. Ah, pensavo del mio grasso. No. Che scena inquietante. Allora, torniamo ad Hutch. Dicevamo, non sono un rapper, ma un cantautorapper. Ti senti sereno sapendo che Scanzi potrebbe rubarti da un momento all'altro questa definizione? Occhio. Oltre che gli occhiali da sole, sì, credo. No, adesso tutto intanto sono molto agitato sul tema. No, comunque la definizione non è di mia invenzione, è di invenzione di Dargen D'Amico, che è un vostro concittadino, certo, nonché una persona che io ritengo è mio maestro e che ha inventato questo termine, quindi ho mutuato da lui. E l'hai detto a scanzi di equivoci, come dire. Scanzi. A piedi scanzi. Battute mie di pessimo gusto e vaccinazioni. Un po' scanzonate. Esatto. E vaccinazioni a parte, visto che non arriveranno. Prima della pandemia, Dacio Nazari era cantautore rapper, per l'appunto. Ora che è passata una vita intera, praticamente, grazie alla pandemia, cosa pensi di essere diventato? Discreto cuoco. Allora, torniamo a Burbank. Leggo testuale dalla presentazione del reading itinerante con Flixbus finché non trovo un lavoro. La paranoia di non essere un buon essere umano in grado di mantenersi con le proprie forze, aggiungi gli studi sbagliati e la ricerca della propria identità. Credo di rappresentare questa generazione che non sa cosa sia il futuro. Quindi, ora che il 2021 il mondo ha festeggiato un anno e passa di pandemia, hai scoperto alla fine che cos'è per te il futuro? Questa è una domanda esistenziale. Eh sì, qui Marzullo. L'ultima qui. L'ho fatta seria per una volta. Ma il futuro è una valida alternativa al cibo. No, non ho ancora scoperto che cos'è il futuro, ma credo che lo scoprirò. Come no, lo scopriremo. In futuro. Lo scopriremo solo vivendo. Esatto. Qualche piatto nuovo arriverà anche in futuro. Come tutti sappiamo, sì, sia Dutch che Burbank vengono dal Veneto. Ah. E entrambi si sono prima spostati anche in Piemonte, poi Dutch adesso è qui a Milano. Tutti sanno però che al di fuori di Milano i milanesi stanno sulle palle un po' tutti. Incredibilmente. Vero che il milanese imbruttito cerca di dare ragione. Beh, certo. Ma volevamo sapere da voi, perché stiamo così tanto sulle palle a tutti? Tra l'altro io non so se tu sai, se voi sapete, che il milanese imbruttito è un padovano che era in classe con me alle superiori. No! Sì, sì, il tipo che ha inventato il sito è Tommaso Pozza, che io saluto, è mio compagno di classe alle superiori. È per questo allora, è un boicottaggio, esatto, è un sabotaggio. È un padovano imbellito in realtà. È un cavallo di Troia. Ora lui abbiamo scoperto perché tutta Italia è di milanesi, perché c'è il complotto. C'è la talpa. Sì, cioè, capisco perché stiamo sulle palle, sinceramente. Forse perché diciamo feghe. Forse potrebbe essere un valido motivo. Forse per Jerry Calà. Io lo dico un sacco di volte. Allora, cioè, un ottimo rappresentante dell'argomentare il perché, secondo me, è Luca Ravenna. Non so se conoscete, sì, che fa un po' le gag. Che lui abita a Roma perché fa l'autore, cioè, a Roma. E ho visto sto sketch ieri sera che lui che entra nel taxi e prova a parlare nella maniera più neutra possibile al tassista e gli dice gentilmente potrebbe accompagnarmi a Fiumicino, però quello che lui ha sentito lui capisce che è uè figa, cioè, adesso ti porto in questo posto che non ho mai visto in vita tua, ci sono tipo le macchine ma volano. Torniamo a Burbank.
Allora, Borbacca, non hai bisogno certo di un PAO o di un Ratataplan qualsiasi che ti dicano che sei un peso massimo della Poetry Slam italiana, ma sarà un PAO e Ratataplan a gasarsi perché sei stato vincitore all'età di 16 anni del concorso nazionale di poesia erotica Baffo Zancopè. Cioè, io a 16 anni facevo i fumetti, cercavo del piacere nelle reti locali a mezzanotte, cioè. Sì. Quindi capisci la differenza. Allora mi sono detto, chi meglio di Burbank potrebbe giudicare la mia opera erotica? Vai, vai, però sentiamo. Non la recito io perché mi vergogno, la facciamo recitare ad Alice che potrebbe dare del... Attenzione! Beh, devo sono preparare... emozionatissimo. Scusa, devo preparare momento. I fazzolettini? Mi schiarisco lì la voce. Sì, ma non per le lacrime. No. No. Queen, guerriero di Danu. Sì. Conquistò le labbra di Brenna. Cos'è? Pareva dominata da una fame straziante mentre la stimolava con la punta della lingua. Sì. Nel nome di Danu, l'umidore tra le gambe si alternava al calore di una candela. Una vampata di desiderio le percorse, le inturgidì i seni. Bravo Pau, bello, bellissimo. L'umidore, l'umidore. Va bene, non voglio prendermi meriti, fermi. L'inturgidì si intitola fine primo tempo. Allora, esatto, devo dire la verità. Questa monnezza era un harmony erotico medievale chiamato I viaggi erotici del guerriero irlandese. Piuttosto, un copione. Un copione, sei. Piuttosto. Facciamo, arriviamo alla domanda, quella vera. Brenna. Chi è? Ha goduto tantissimo o no? È ancora turgida? Ti senti davvero un poeta erotico? Cioè, cosa significa essere un poeta erotico? Ma a parte che io sostengo che la poesia sia sempre erotica, in ogni qualunque poesia tu scriva, cioè la poesia civile, no? Di politica, d'amore, la poesia è sempre erotica, sì, secondo me. Quindi uno potrebbe scrivere anche una cazzata tipo la tua e... però riesco a stare comunque... No, però in ogni caso la poesia ha sempre una matrice di erotismo. E fai, secondo me, la risposta, il cenno storiografico, perché... Ah beh, allora, sì, all'epoca io frequentavo il Carnevale di Venezia, essendo veneziano, e c'era un festival che adesso non si fa più e che era il festival della poesia erotica Baffo Zancopè, dove ti potevi esibire mascherato e quindi potevi essere chiunque, avere qualunque età. Mm-hmm. E in realtà era un po' vietato ai minori, sostanzialmente arrivavano tutti anche da fuori Venezia, dal Veneto, c'erano mi ricordo il gruppo dei poetassi di Verona, cioè gente proprio hardcore, insomma. E io ho letto una delle mie prime poesie erotica. Era Clitoridi? E no. All'epoca c'era Cielo Dentro. Ah, Cielo Dentro. Sì, Cielo Dentro. Che era una poesia che parlava, insomma, un po' della grandezza del cuore del poeta. Un gioco di parole. Insomma. Un gioco di parole. E poi esatto. No, Volano Clitoridi invece qualche edizione dopo, ma come dire, ero già... Il mio riferimento ai cenni storiografici era che Venezia ha una tradizione secolare di poesia erotica, sì, che era proprio un genere narrativo. E c'è questo Giorgio Baffo che noi, quando non c'è il Covid, possiamo... citare le cose davanti a persone che ci ascoltano, leggiamo spesso, perché questo poeta seicentesco, altisonante, poetico come i poeti del Seicento, ma che parla di figa, di cazzo, di tette, è una cosa molto bella e che destabilisce un po' le persone che pensano che la poesia sia sempre qualcosa di dolce stil novo, esatto, un Catullo moderno. Questo festival è dedicato a lui, a rievocare la sua figura. Giorgio. Cioè, uno pensa che noi siamo dei babbi, invece abbiamo tirato fuori la storia della poesia, pensa. Ragazzi, agli ospiti, non perché... Ma, visto che loro hanno accennato al loro spettacolo, vi voglio leggere l'incipit a un metrica di distanza, che è l'ultimo spettacolo che hanno fatto anche a Milano. Sì. L'Arcio, visto che a Milano sta tutti sulle palle, ma... Adesso questo. Campanilismo, spicciolo, esatto, poi. Chi se ne frega. L'intenzione è quella di togliere la tovaglia alla tavola imbandita della metrica. Ma la domanda è: e se non ci fosse neppure il tavolo? Allora ci ispiriamo a voi, è un gioco del vostro spettacolo e facciamo la prima intervista casuale d'Italia. Quindi vi invitiamo a prendere i vostri telefoni e andare su WhatsApp. Noi vi faremo tre domande brevi, banalissime,
e voi dovrete formare la risposta digitando le prime tre parole suggerite dal correttore. Chi di correttore ferisce? Di correttore ferisce, ferisce. Vi dico solo che io l'ho provata. E mi sono uscite delle cose turbe. Le cose impronunciabili. Perché la premessa nostra è sempre che il correttore ti conosce molto meglio di quello che tu pensi, perché sa tutte le parole che tu hai scritto. Allora, io direi di iniziare, visto che abbiamo parlato di a una metrica di distanza. Il vostro prossimo spettacolo parlerà di questa c'è una tensione che si taglia col coltello, che non mi ricordo, di questa cosa che non mi ricordo. Che per uno spettacolo è perfetto. Esatto, bellissimo, bellissimo. Oh, raga, ci vediamo. Allora, abbraccio. Parlerà di molte persone che non mi sembra giusto che sia una cosa che ti piace. Certo. Anche a me non sembra giusto. Le molte persone non piacciono. Stanno assembramento, credo. Esatto, bravo. Poi noi siamo milanesi, a noi le tante persone non piacciono. Esatto, non piacciono. Uè, fighe. Esatto. Allora, seconda domanda. Appena finita la pandemia, la prima cosa che farò? Puntini in sospensione. Sarà. Sì. Una. Ecco. Una bella. Una bella. Perché l'aggettivo, l'attributo. E poi ho tre smile che mi suggeriscono, però anche una bella cosa che. Sì, che? Non mi ricordo. Penso. Non mi ricordo. Che è quella lì. Mi sa che il mio correttore è un po' imbarazzato. In un loop. Allora, io ho iniziato con andare al concerto dei miei amici. Vabbè, però la tua ha senso. Probabile, è vera questa cosa qui. Un telefono campanilista. Allora, ultima. Il mio peggior difetto è? Potrebbe essere una cosa che non mi ricordo. Sì, anche questo, perché se uno è particolarmente... Che? La memoria. Chiama... Così perché non era la prima volta. Il mio peggior difetto è che si chiama così perché non era la prima volta. Criptico, poetico. Cioè della poesia. Il mio peggior difetto è un po' alla ricerca del mondo. Si vede che sei un poeta. Ha una sua volontà personale. Sta cercando. Bello, bello. Voglio provare anch'io. Dai, prova il tuo peggior difetto. Sulla chat di Ratata Plan. Sì. Un po' come l'astrologia. È stato letto il giorno dopo. Il mio peggior difetto è stato letto il giorno dopo. Dopo che sei nato? Esatto, il giorno dopo. È quando riguardi il nome. Il giorno prima dici no. Sì. Cosa cazzo ho scritto? Devo ubriaco fraccio. Che è la storia della tua vita. Che disastro, esatto. Che disastro, che disastro. Scusa, non volevo dire che sei un cammello peloso. Ma ti amo tantissimo. Sì. Cito testuale. Tu resta qui e stringimi forte a te come fai solo tu. È l'Europa che ce lo chiede. È una tua poesia questa, mi sa. Sì. Sì. Per XL Repubblica un testo politico. Per te, Daccio, una canzone d'amore. Secondo noi nel 2021 è una perfetta bio di Tinder. E dove risiede la poesia moderna più pura, quella più... Dai, dillo, dillo. Se non in Tinder. Certo. Giusto. Io sono d'accordissimo. Sì. A questo punto abbiamo creato per voi un testo, ma che dire un testo, una poesia da recitare, composta da una serie di perle delle bio di Tinder che abbiamo appositamente scelto per voi. Vi dimostreremo quanta arte pullula nel mondo delle app per appuntamenti. Prego, quando volete. Chiedo al rabbino di dirmi il significato della vita, ma io non lo capisco l'ebraico. Bello questo. Perché che l'ha scritto questo tizio? Io non ho capito cosa intende dire. Si fa dire il significato della vita, ma non sa la lingua in cui gli viene detto. Ok, ma soprattutto come pensava di scopare dicendo sta parola? Lui pensava di scopare tutto questo, no? Perché come tu mi insegni la scienza, la chimica, la filosofia, tutto comunque serviva a quello. Sono proprio io, pazza ma dolce. Bello questo. È vero. Sì, sei proprio tu, pazza ma dolce, anche secondo me. Non essere patetico, non chiedermi cosa cerchi qui. Cerco. Cioè, dice non chiedermi, ma poi risponde. Certo. Cerco qualcuno che non sia un caso umano,
con cui iniziare qualcosa di speciale. Oh, okay. Non c'è niente di speciale che comincia con questa premessa, secondo me. No, anche secondo me, credo. La banalità del male. Esatto. Però amor che non l'ho amato, amar perdona, non è che si sono fatti tutti questi problemi. No, in effetti. Ma no. Andava bene uguale. No, perché secondo me ha invertito caso e umano, cioè un umano a caso. Capito? Ma uno speciale, capito? No, era il correttore. Sì. Beh, se a caso è per forza speciale. Adesso ho capito cosa intendeva dire. Tutte noi abbiamo dei difetti fisici. Sì. C'è chi ha dei chili di troppo, chi ha il naso aquilino, sì. C'è chi ha le maniglie dell'amore. Mm. E fin qui. Io li ho tutti e tre. Io ho il cazzo, no. Però ho degli occhi bellissimi. Beh, certo. Vabbè, ma è un genio. Ma stupendo. Ma è bellissimo. Avere il cazzo è un difetto fisico. Certo. Sì. Beh, ma dipende qual era la base di partenza. Esatto. Non capisco cosa intende dire. Sì. Okay. Ok, bello, mi è piaciuto molto. Credo sia in un bozzolo, appunto, diventare farfalla questo, il possessore di questa bio. Io vorrei bere una birra con questo ragazzo. Cioè, un ragazzo. Esatto, sì, e poi chi lo sa. Speriamo che abbia degli occhi bellissimi comunque. Perché, se no è anche bugiardo. Anche un bugiardo. Allora, già che siete qua, abbiamo quasi tolto del tutto il lenzuolo della metrica delle parole. Ora manca un ultimo passo. Dovete improvvisare la vostra ipotetica bio di Tinder, ma non potete giocarvi la fama né la carriera, se no ci fate far brutta figura e, cioè, e non noi gentile. A loro. Allora, io metterei subito le cose in chiaro con una promessa di questo tipo qui. Non sono ricco, però in compenso non sono bello. Certo. Sempre interessante. Sì. No, io propenderei per qualcosa di attuale e di pratico, cioè sì. io vorrei performare subito, certo, e quindi farei una specie di invito domanda e tipo, direi ci beviamo una birra dal Bangla. Oh, giusto, sì. Bello match, no, subito, per, sì, per me sì. No, lo fa, cioè nel senso, sì. Per me è match. Sì. Direttamente. Allora, noi ringraziamo per il momento Dacia Lazzari e Alessandro Burba che si sono prestati a questa rata di intervista, ma non andate via perché abbiamo altre cose. Secondo, dove cazzo andate? Sei su Spotify, cioè dove vuoi andare? Sono proprio scandalosa! E se anche voi avete qualche difetto fisico, magari il naso aquilino, magari le maniglie dell'amore, questo è il programma giusto per voi! Oh, 2 su 2, comunque. E degli occhi bellissimi. E degli occhi bellissimi. Rata da Prana, vedete Radiofonica dell'Uomo Media ancora in onda per voi, per raccontarvi l'epoca d'oro del disagio. Qui c'è Pau, poi c'è Johnny, poi c'è Doc e poi c'è Alice. Ma soprattutto abbiamo 2 big ospiti di nuovo, che detto in inglese fa più fico. Big ospiti. Dacia Lazzari e Alessandro Burbank. Ciao. Quindi tu, proprio tu da casa, non è che puoi farci fare una figura di merda con gli ospiti. Quindi, quello da casa ci vuole. Sì, quindi è il momento di fare gli iscriviti, quelle robe che fanno gli influencer, sì. Giovani, iscriviti su YouTube, segui su Spotify, Instagram, come appena fatto qualcuno, vedo. Certo, seguiteci su facebook.com/ratataplanmilano e su Instagram @ sempre Ratataplan Radio, incredibilmente anche Ratataplan Radio su YouTube per tutti i nostri video. Perché siamo degli amanti delle tradizioni. Sì. Bravo, seguiteci su tutti i nostri social perché i famosi navigator di Maiana Memoria, sì, ecco, ce li abbiamo noi. La certo. Redazione di Ratataplan è uno dei navigator, quindi in questo periodo di crisi ci sono proposte di lavoro per voi, cari amici a casa. Sentiamo. Non facciamo mancare niente. Ne abbiamo giuste 2 fresche. Si cerca scattante aiutante di scena per il Circo Orfei auto munito che vada a recuperare 8 km di distanza la donna cannone una volta sparata. Beh, sono lavori anche questi, in tempi di crisi. Oppure si cerca istruttore paracadutistico per nani che si preoccupi che dal tavolo al pavimento vada tutto bene. Ok, quindi. Ma amici e amiche di Ratataplan, ve l'avevamo promesso. Siamo persone di parola, una giornata dedicata alla poesia, che fosse rap o poi trislam, insomma noi non siamo persone che si rimangiano la parola, no. Ma se vi dicessi a tutti all over the world, cosa ci dici? Se vi dicessi che viviamo in un'epoca intrisa, circondata dalla poesia, sì. Mi credereste? No. Allora vaffanculo.
Però un po' scurile. Se vi dicessi che come nel rap la poesia si nasconde ovunque, sì. Ok, non proprio ovunque, cioè lascerei fuori dalla faccenda la fantastica, esatto, di Erfaina, no, però quello no. In quasi tutto, ok? Cioè in quasi tutto c'è un po' di magia, un po' di poesia, insomma. E come ve lo dimostriamo? Dai. Vabbè, con una sfida, no? Mamma mia. Cos'è questa base alla Mario Bros? Benvenuti alla prima e forse speriamo ultima puntata di Amici di Ratataplan. Che meraviglia. Siamo veramente bello, una scatola di cioccolatini di format noi. Hai capito? Questa base era l'unica cosa che potevamo permetterci. Io sto saltando per evitare i barili. Chiaro, due sfide, due prove che metteranno a dura prova il talento individuale e di squadra per spremere fino all'ultima goccia di poesia dal mondo che ci circonda. Sì. E il vincitore sarà stabilito dall'insindacabile giuria di qualità che è l'Alice. Ecco. Ah, attenzione. Cazzi vostri, mi spiace. Questo c'era. L'avete scelto? Come sempre il team Ratataplan, guidato da Doc e Johnny, sfiderà il team Dacio Nazari, Alessandro Burbank. Doc Figliuolo. Sì, dai. Sì. Ma perché hai lo stesso charme? Sì. Ha le stesse maniglie dell'amore, l'ho visto che si vaccinava, ti giù una pera. Ma si può, questo qua fa il generale. Ma perché? Vabbè, no. Salutiamo le istituzioni. Lui è ciao istituzioni. Si è presentato lui in canottiera. Aveva le medaglie anche sulla canotta. Esatto. Diamo il buon esempio facendo partecipare per primi il nostro team Ratataplan. Giochiamo in casa. E dove c'è poesia nel mondo moderno? Qual è stato il più grande esempio di poesia? Facile. Dante Alighieri. Sto cazzo, Lori del Santo con De Lady. Proprio per dare un bel taglio culturale. La sfida qual è? Dovrete riuscire a estrarre ogni goccia di poesia, poeticità da uno degli estratti che, perché la redazione ha sapientemente scelto, della web series più famosa d'Italia. Vabbè, sono pronto. La giuria giudicherà la vostra performance prima di passare ai vostri che sfidanti. Sono questi fogli che abbiamo davanti, quindi fogli misteriosi. La redazione ti fa trovare già la busta shock come Barbara D'Urso. La giuria prende pure appunti, ve lo dico, è una giuria seria, sì. Competente. No. Sì, non fatela incazzare. Mai. Alfabetizzata. Esatto. Ad Amici c'è Emanuele Filiberto, per cui non ci fai neanche una brutta figura. Non vedevo l'ora di vederti. Come sei bella, tieni, è per te. Grazie, ma solo un paio di mutandine. A te non serve altro. Indossale. Ora tu me fai sangue. Amore corporeo a prima vista. Tentazione estrema spericulata. Sei una figa stratosferica. Bello, no? Perché quando l'autore ti aiuta. Che dici? L'attore è così, però. Mi faceva ridere la battuta. Però hai un testo che ti sostiene. L'ho vista due volte quella serie. Certo. Sei una figa stratosferica. Un pezzo da esporre al museo del Louvre. Tu uno stallone puro sangue. Un bastardo su misura. Sei un trofeo. Ok, per questa sera me sta bene. Però non ci sarà un'altra volta. Le conosco le donne come te. Ogni volta che vorrò sarai mia. Io sono capricciosa. Hai puntato troppo in alto. Ehi, baby, la sfida è aperta. Sarà difficile da battere. Se chiudi gli occhi, mi sento uguale. Mi sento proprio in The Lady. Chiediamo un primo spoiler alla giuria. Allora, è stata un'interpretazione toccante, piena di pathos. Devo dire che però la sceneggiatura ha aiutato molto questa interpretazione. Sì, infatti ringraziamo molto Lori introspettiva, del sì. Grazie alla redazione per averci dato l'opportunità di emozionarci con le parole di Lori. È un testo importante, quindi allora, mi sento onorato di averlo. Poi la vostra valutazione finale ci sarà successivamente. E adesso diamo la parola al team sfidante Dacio Nazari Burbank. Oh, vediamo cosa sanno fare. Quindi microfono al team Dacio Nazari Burbank in una prova che va a fondere poesia e rap. Ma non è semplice rap, un rap che... Vabbè raga, non riesco ad essere serio, è una stronzata. Lil Angels con Estate. Vabbè,
Bella! Bella! Riuscirete a rendere la liricità delle parole del maestro degli Angels? E adesso la giuria, perché io non mi arrogo alcun diritto, la giuria deciderà. Bella! Dash Nazari! Alessandro Burbank! Il divertimento sexy man, sarà sexy man, alle stelle. Gireranno con gireranno serate con varie modelle, giornate saranno perché noi attendiamo l'estate sarà da Shazari. Alessandro Burbank con varie modelle perché noi attendiamo l'estate. Sexy baby, sexy mommy. Beh. Era un po'. No. Esatto. Avresti voluto giocare Era un po' strappamutante. Ma sì, comunque gli accordi sono sette, alla fine ci sta sempre. Allora, il Barry White italiano. Sì. Giuria. La giuria sta per esprimersi. Ha già decretato i vincitori. I vincitori sono Dash Nazari e Burbank. Una vergogna. Ecco Alice, Alice, settimana prossima dobbiamo registrare. Stai a casa. Esatto. Stai a casa, ecco, stai a casa. Sono riusciti a rendere poetico un testo peggiore di quello di Lori del Santo, quindi io gli darei un merito. Sì, beh, tu non hai idea, io mi porterò dietro. Cioè, tu adesso vai a casa tranquilla, io me lo porto dietro il bastardo su misura, capito? Io ci convivo tutti i giorni. Poi. Ma non arrabbiatevi, io ho detto, bambini. Sei un trofeo. Io volevo fare quella che hanno fatto loro. Lo so, comunque, lo so, cioè, che mi dispiace perdere. Non arrabbiatevi. Anche. Non arrabbiatevi, bambini, perché c'è un altro round. Che bello! Per cui voi a casa state lì dove cazzo andate, voi state seduti dove dovete andare e ci arriviamo tra poco. Questa è benzina. No, io mi do fuoco. E se anche tu ti sei emozionato con la poetica insuperata di The Lady, di Lori del Santo, beh, questo è il programma decisamente giusto per te. Li prendiamo tutti, la crema della crema. Come disse il maestro René Ferretti, viva la merda! Oh! Ratatapla, la vendetta radiofonica dell'uomo medio è ancora in onda per voi, sempre con Pau, Doc, Johnny e Alice, e sempre con i nostri big ospiti, perché fa figo dirlo anche in inglese, Dacia Nazari e Alessandro Burbank. Grandi guest, bravo. Quindi, cuffie ascoltatori e videoascoltatori, se non volete correre il rischio di vedere i nostri ospiti cantare del trash neomelodico, è il momento buono per mettere gli iscriviti su YouTube, gli segui su Spotify e Instagram, insomma, quelle cose da influencer. Ho un hard disk pieno di merda musicale e non ho paura di usarlo, capito? Quindi, queste minacce. Se volete evitare, ma senti, evitiamo il mio astio sociale verso il mondo. Ci ha scritto qualcuno? facebook.com/ratataplanradio e sempre ratataplanradio con la chiocciolina su Instagram e su YouTube per tutti i nostri video. Ci scrivono, ci seguono, seguiteci in massa perché le notizie prese dal mondo, dalla nostra redazione, continuano a fioccare. Le breaking news, rettifica per esempio dell'oncologo di Vittorio Sgarbi. Ah, sì, sì, ci siamo sbagliati. È il cancro ad essere affetto da Sgarbi. Certo, questo sì. Una presenza ingombrante. Merda secca, no, ignorante. Sospiro di sollievo per Gianni Morandi, ricoverato per delle ustioni. L'intestino illeso può continuare ad alimentarsi. Però le mani ancora più grandi. Le avete viste le foto di Gianni Morandi? Sembra Topolino. Sono ancora più grandi, è incredibile. Cuffie ascoltatori, video ascoltatori, amici di Ratatapan, è arrivato il momento. Sì. La redazione ci ha detto che sono già troppe le polemiche che stanno arrivando. Abbiamo qui Dacia Nazari e non abbiamo praticamente parlato di musica, ma solo scimmiottato dei talent della TV. È vero. Quindi sono polemiche fioccano, anche fioccano. Legittime. Avete ragione, scusate. Sì. Allora ne scimmiottiamo un'altra. Così imparate a rompere le palle. Culo. Così imparate a spendere il tempo meglio. La scatola di cioccolatini di format che noi così sciogliamo. Siamo mica qui a far ballare la scimmia. No, infatti. Così facciamoci odiare un po', visto che siamo milanesi. E quindi, rullo di tamburi. Cosa facciamo? Cosa dobbiamo fare? È arrivato il momento di Ratatabanda! Oh, ma i programmi di qualità! Che meraviglia!
scegliamo. Cioè, non hai scelto un programma di Corrado Audio, no, per dire. Beh, perché ancora riconosco lo spam delle mail. Certo. Ma tra 10 anni potrei arrivarci. Però se litighiamo con l'Enel potremmo fare. Esatto. Il primo contest musicale targato Ratata Plan. Siete contenti? No. Contentissimi, no, abbastanza, guarda. Abbastanza. Beh, questa è una dannazione. Siete qua e quindi vi presterete una sfida musicale che in realtà è una monnezza mascherata come al nostro solito. Sì. Tre canzoni, tre cover. Chi indovinerà più canzoni, quindi a quale canzone realmente appartiene quella monnezza, vincerà. Facile, comunque la gloria vince. Quindi di nuovo il team Ratata Plan sfiderà il team Dacia Nazari Burbank. Chi vincerà lo scopriamo adesso. La prima manche vedrà sfidarsi qui sul banco, o meglio su questo ring musicale che presto si tingerà di sangue. C'è una tensione. Dacia Nazari versus Alice. Attenzione. Attenzione, attenzione. Qui non c'è un pulsantone che con cui mi prenoto. Alzate la mano, grazie. Ah, lo so, lo so. Attenzione, attenzione, perché questa è una canzone molto famosa, una canzone d'amore, vi do un indizio, che molte coppie in Italia si dedicano, quindi attenzione, stringete bene la cuffia e ascoltate la poetica. Non è fattore amoroso, non lo so. Volevo la so, la so. Io no, bella, non la conosco. Iniziare, ti vorrei viziare, fatti scivolare. Ma non è così poi. Mettermi fra te cento lame, mentre cerco il mare. Secondo me non fra quintale si ha. Purtroppo no, ho sbagliato. Avrei detto poi mi arrapso, Dio. Ce l'ho. Calcutta. Dentro la stanza questo caldo che posso riprovare? L'artista, vai. No, la musica non c'è, Coez. Coez! Mi sembrava che la fosse. Bene, questo era Akuma X-Rex per... Ah, è vero, Akuma X-Rex, l'avevo rimosso Akuma X-Rex. Bene, abbiamo stuprato Coiz, ci scuserà per averlo violentato in questo modo disgustoso. Primo punto al team Ratata Plan, grazie Alice, ringraziate. Non mi veniva. Vengo io. Seconda manche, così non me la sentivo di perdere, dovevo riprovare. Il buon Doc riuscirà a tenere alto l'onore del team Ratata Plan sfidando Burbank? Beh, è ora di scoprirlo. Volevi questa? No. Ti batto lo stesso. Allora, attenzione, vi do un aiuto. Vai. Siamo andati sul cantautorato spinto qui io e la redazione. Immagino, guarda, conoscendo la redazione di persona. Non abbiamo voluto mettervi in difficoltà, attenzione, sì. Va bene? Non commuovetevi troppo perché c'è questo rischio. È Lucio Dalla. No? Non è Lucio Dalla. Ma che lingua è? Ah, De André. Sì, è il pescatore. È vero. È il pescatore. Ma che lingua è? Mi spiace per entrambi, no, amici, ma questa è un'opera originalissima, come potrete sentire, perché è un'opera del DJ e produttore di Hong Kong, Albert Au, intitolata... No. In cinese adesso ve lo traduco. Perché ci sei tu? Potrebbe sembrare di Andrea. Sembra il pescatore di Andrea, ma in realtà è la dolce sigla di Nobody's Child, pessima serie TV adolescenziale del 1991 trasmessa da Asia Television. Che bello, la voglio il cofanetto. Le parole Andrea ha copiato. Esatto. O guardava quella serie TV. Le parole che potete apprezzare sono una scarsa traduzione, uno scarso rimaneggiamento del testo originale che voglio leggervi. Vai. Abbracciami con un grido di gioia, in un abbraccio che sia il più caro e intimo. Scaliamo la montagna rossa lassù, le nuove esperienze e non lasciarle sfuggire. Che bravo, la 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 la
stato proprio bene in metrica, eh. Ma è meglio che, io preferisco questa versione, però. Ma perché il cinese è una lingua fonica, insomma. Eh sì. Ma quindi ho perso sul tempo. In questo avete perso tutti. Avevo un sorriso lungo il viso. Come le belle esperienze non lasciarle sfuggire. Esatto. Ma fermi, perché non è finita qui la sfida. C'è il punto della vittoria. Attenzione. Il punto della vittoria se lo giocano Dacian Azzari e Johnny Bonduel, il temibilissimo Ermel Meta che sorride. E quindi sfidatevi. Allora, terza manche, attenzione, chi vince questo vince tutto. Sì. Qui siamo andati un po' sull'italianità. Ah. Anche qui c'è un po' di cantautorato. Sì. Quindi un po' più pop, ecco, voglio darvi un indizio, qui c'è del pop. Sì. Attenzione, cuffie all'ascolto, sì, e che il sangue scorra. Guarda, la so. Aspetta. Per me è Pensieri e parole di Battisti questa canzone. No, ce l'hai vicino. Ce l'ho. Più pop. Io ho capito. Aspetta. Più pop. No, se... senza farmi capire niente di amore. Attenzione, c'è il ritornello. Ah. Poi fuggi, ti resti, mi sono fuori. No, no, mi è crollata la mia. Almeno stavolta sono in moda. Con coraggio di sono in moda. Attenzione, no, non è neanche. No, sono in moda. Come cazzo si chiama? Solo, già solo, di moda. Qua. È l'unico punto meritato. Che schifo, tra l'altro. Ma come hai detto che ascolti la Monnezza? Scusami, non hai mai sentito il modello. Bafuggi non c'era nel testo. Forse è migliore questa versione, però. È incredibile, per la prima volta nella storia il team Razzata Flam vince. Burbank, non sono bravo. No, vabbè. Però il cantante sei tu, cioè nel senso. Non fanno più di moda comunque. Lui l'ha azzeccata. Abbiamo insegnato a cantare più qua, cantante, cioè. Che ascoltante, evidentemente. Io all'inizio pensavo fosse voce di Madame, perché beh, ho detto, beh, non si capisce un cazzo uguale. Invece ma no, poi perché ricordava vagamente in realtà. Poi no, poi ho capito. L'assenza di consonanti effettivamente era simile, ma sembrava quella di Aiello. Sesso ibuprofene. E con questa baracconata, amici, anche questo podcast giunge al termine. No! Noi ringraziamo. C'è un velo di tristezza. Con un grande velo, ma anche con una coperta. Un sudario di tristezza. Noi ringraziamo Dacian Azzari e Alessandro Burbank per essersi prestati. Grazie a voi. Grazie a questa molesta ospitata. Noi ci rivediamo settimana prossima. Trovate tutti i podcast su Spotify, video su YouTube, le cazzate settimanali su Instagram. Però dai un po' di rilievo. Tanto è sempre su Razzata Flam Radio, insomma, ci vuole sempre il cazzate sono, dici. Ci vuole il pollice opponibile. Non c'è bisogno proprio di una vaga e confusa conferenza stampa di Draghi a ricordarcelo. Ecco. Però con che coscienza ascoltate Razzata Flam? Con che coscienza? E per salutarvi facciamo un omaggio al nostro ospite. In senso lato, se la vita ti volta le spalle, tu tocca nel culo. A settimana prossima, ciao! Ciao. Ciao.